voi telespettatori, ben ritrovati nel nostro spazio quotidiano dell'informazione e dell'aggiornamento in questo periodo di emergenza coronavirus. E allora direi subito io di sentire le parole del governatore Luca Zaia. Ha parlato soprattutto di lavoro, tra l'altro proprio in occasione della festa del 1° maggio, festa del lavoro, e siamo in attesa come sempre poi alle 12:30 nella sede regionale della Protezione Civile di ascoltare invece tutte le novità da parte proprio del governatore Zaia e degli assessori Lanzarin e Bottacin. Ma sentiamo invece questione lavoro, le parole del governatore Zaia. 1° maggio, una festa del lavoro dai molteplici aspetti, atipica, l'ha definita il presidente Zaia, che dice quella di oggi è una celebrazione con un senso più elevato rispetto a prima. E ricorda chi non ha un lavoro, chi lo ha perso a causa di questa emergenza, 50.000 in Veneto, di cui 35.000 solo nel mondo del turismo, e poi chi è morto o si è ammalato durante lo svolgimento della propria professione. La festa di quei lavoratori che hanno rischiato la vita in un'altra maniera, no? Noi eravamo, se vi ricordate, fino a 3 mesi fa si parlava sempre di sicurezza nel lavoro. Oggi la sicurezza del lavoro, dobbiamo ricordare, ci ha posto un'altra questione, che è quella dei lavoratori del mondo della sanità che hanno perso la vita o che si sono infettati, si sono ammalati. Questo è un nuovo scenario. Un 1° maggio che ha visto molti baristi, ristoratori, parrucchieri ed estetiste, commercianti di tutta la regione, manifestare in strada. Questi sono artigiani, commercianti, lavoratori che chiedono di lavorare. Tutti mi dicono: ma io voglio aprire, diteci cosa dobbiamo fare. Io spero che la risposta migliore che arrivi a loro sia quella che potremo dare convincendo il governo di partire magari con un livello di approccio differenziato tra regioni. Ripartenze che potrebbero interessare quelle regioni dove non solo la curva epidemiologica è in calo, ma anche in grado di offrire una risposta adeguata dal punto di vista sanitario, come il Veneto ha dimostrato nel pieno dell'emergenza e che, sottolinea Zaia, sarebbe stata in grado di fare anche con l'autonomia. In autonomia si riesce a fare molte cose. Ovvio che tu non puoi dare l'autonomia a chi non è neanche in grado di avere un professionista che ti certifica un percorso sanitario, ma questa regione l'ha dimostrato, insomma, abbiamo il fior fiore dei professionisti. Saremmo stati in grado comunque di affrontare questa partita. Tutto quello che ci hanno dato, grazie per tutto. Noi abbiamo portato a casa 200 ventilatori, poi ce ne siamo anche comprati. È giusto che ci sia una regia nazionale, ma che si dica da qui a dire che non serve più la sanità nelle regioni, passa molto. Cioè, qualcuno ha il dubbio che noi non saremmo stati in grado di comprarsi dispositivi o quant'altro. Andavamo e alla fine portavamo a casa qualcosa. Come abbiamo fatto? Zaia è poi tornato a parlare delle ordinanze regionali, ribadendo che non sono in contrasto con i DPCM. Una delle contestazioni, adesso cercheremo di capire che contestazioni, che i legulei dicono che è incompatibile con quello che è previsto dal DPCM, e tenetevi duro, è la vendita di fiori e piante nel mercato. Io resto convinto che l'ordinanza che ho firmato vada nella direzione tanto di non far cagnare, ma soprattutto di dare risposta ai tanti cittadini. Noi non ritiriamo ordinanze, questo è ovvio, e le rinnoveremo. Regione sempre al lavoro su vari fronti, dalla gestione dei minori durante l'estate. L'assessore Lanzarina è pronta, ma abbiamo bisogno di una copertura a livello nazionale, spiega il governatore, alla partita dei tamponi che viaggia a ritmi sempre più elevati. Si punta ad arrivare a settembre con un regime di 20.000 tamponi al giorno e un obiettivo ambizioso da raggiungere 50.000 quotidiani. Abbiamo deciso di acquistare 3 macchine, se ce le vendono, se le troviamo, con tutte le difficoltà che si possono avere, per dotare gli hub provinciali di Treviso, Vicenza e Venezia delle macchine che ha già il professor Crisanti a Padova. Intanto il comitato scientifico continua ad essere impegnato nell'individuazione di quei paletti che misurino l'andamento dell'epidemia e determinino il limite oltre il quale intervenire con nuove misure. Auspichiamo che i parametri siano parametri affrontabili. Vi dico un aspetto che io ho contestato al Comitato Tecnico Scientifico formalmente nell'ultima videoconferenza. Si parla tanto del numero dei contagiati come parametro, ma se uno non fa tamponi non ha contagiati. Finisce che il virtuoso è più penalizzato di quello che non li fa, e quindi dico: beh, volete valutare i contagiati? Li facciamo parametrati al numero dei tamponi che fa ognuno.
Abbiamo sentito dunque le parole del governatore Zaia, si è parlato di lavoro, si è parlato ovviamente di tutta la struttura sanitaria, si è parlato tanto di autonomia. E adesso invece abbiamo in collegamento Skype proprio dal ponte di Bassano, dal ponte vecchio di Bassano del Grappa, Federico Fusetti. Vediamo Federico dietro di te proprio tutta l'impalcatura, perché stanno continuando nel frattempo i lavori di sistemazione del Ponte Vecchio. E la situazione com'è oggi, Federico? Beh, intanto direi che la notizia è che c'è tantissima gente a passeggio che attraversa il ponte, penso si dirigano in parte al mercato, in parte ai negozi, fuori dai negozi parecchia gente che allora sembra assomigliare a un assembramento, in realtà direi che è legato più che altro al fatto che bisogna attendere fuori dai negozi e quindi ovviamente la gente, pur insomma rispettando le distanze, sembra tanta perché attende fuori. È vero anche che abbiamo incontrato qualcuno senza mascherina e qualcuno che insomma chiacchiera con gli amici a distanza forse un po' troppo stretta, quindi qualche gruppetto di persone che magari non si vedeva da tanto tempo, insomma magari da un lato è anche comprensibile che chiacchierino un po', che si scambino un po' di opinioni, però insomma diciamo che nel complesso tanta gente distante, fuori dai negozi le giuste distanze, quello che colpisce è insomma il gran numero di persone a spasso. Mentre pochissimi giorni fa, lo ricordiamo, avevamo fatto un collegamento molto simile proprio dal Ponte Vecchio e c'era completamente il deserto, perché saranno passate proprio due persone, tra l'altro mi ricordo che erano passati, c'era il collega Ferdinando Garavello, che c'erano due ciclisti che hanno attraversato il ponte in bicicletta, incuranti anche del divieto di passare in bicicletta sul ponte. Quindi ecco, una situazione completamente diversa da quello che ci stai descrivendo tu. Direi di sì, beh, biciclette ne abbiamo viste parecchie anche noi che hanno attraversato il ponte, ma direi che è un flusso continuo insomma di pedoni che attraversano sia in un senso che nell'altro, quindi certamente la bella giornata, anche insomma le negozi, qualche negozio aperto e il mercato penso che inducano a questo. Stiamo un po' chiedendo tra l'altro anche cosa ne pensa la gente sulla pavimentazione insomma che dovrà essere rifatta, quindi legno o diciamo qualcosa di più duraturo e pesante come la pietra. Direi che insomma si propende, almeno per quello che riguarda le preferenze dei bassanesi, certamente per il ponte. Qualcuno ha suggerito magari di sentire anche i bassanesi stessi, fare una sorta di referendum per capire quale potrebbe essere la soluzione migliore. Non è mancato chi ci ha detto insomma io non sono un tecnico, quindi se quello che sceglieranno i tecnici sarà giusto ed è doveroso anche attenersi alle loro indicazioni. Quindi per il legno dicevi tu? La gente, ma direi di sì, finora c'è una netta prevalenza di preferenze per il legno, alcune anche ben motivate, poi stasera le sentiremo nel telegiornale un po' più approfondite, ma c'è anche chi ha motivato molto bene questa preferenza. Ecco, un'ultima battuta, tu sei adesso un po' in giro per la città e tra l'altro andrai anche al mercato tra poco, non a fare acquisti ma a vedere com'è la situazione, perché dovrebbero esserci anche nuovi banchetti, giusto? Adesso andiamo a vedere, infatti appena ci salutiamo facciamo due passi con Alessandro e andremo proprio al mercato a vedere. Beh, magari torno poi in redazione con qualche acquisto, perché no, non si sa mai, vi porto un po' di generi di conforto in redazione. Un'ultima battuta, Federico, vogliamo ricordare ancora una volta alle persone, è vero, allora c'è un pochino più di libertà di movimento, d'azione e quant'altro, le mascherine bisogna indossarle, la distanza di sicurezza bisogna tenerla assolutamente, dobbiamo ricordare questa cosa ai nostri telespettatori. È vero, ricordiamola, però come ti dicevo prima, insomma qualche caso sporadico di persone senza mascherina o troppo vicine, direi che nel complesso invece si respira proprio un'atmosfera di chi ormai sa convivere con queste indicazioni e devo dire che c'è, mi pare insomma molto buon senso e molto anche così rispetto di queste norme. Bene, allora ringraziamo Federico Fusetti dal Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, insomma sta facendo un po' un giro per sentire, per capire i bassanesi come si stanno comportando anche in questi giorni così particolari. Si parla di un po' più di libertà, ma fortunatamente abbiamo sentito anche il nostro Federico Fusetti, le persone, a parte qualche caso sporadico, stanno rispettando tutte le direttive.
Torniamo invece in regione, torniamo con l'assessore Emanuela Lanzarin, che ha parlato proprio in vista di questo manuale che è stato redatto dalla regione del Veneto, che interessa proprio tutte le modalità per tornare al lavoro, riferite all'oltre 1,5 milioni di persone che riprenderanno la loro attività proprio già dal lunedì 4 maggio. Varato dalla Regione del Veneto il manuale per la riapertura delle attività produttive e inviato a tutte le parti sociali, è l'equivalente del testo sacro per la cosiddetta fase 2, con una grande e sostanziale novità: non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e a discrezione del datore di lavoro, misurare la temperatura corporea del proprio dipendente. Un approccio sicuramente che è passato dal Comitato Scientifico Nazionale e quindi all'avallo di chi ha dato un parere rispetto appunto a questo tipo di approccio. Testo redatto sulla base del progetto pilota Made in Veneto, con cui 8 aziende del Padovano, con 1.274 lavoratori coinvolti, che si erano prestate a continuare la produzione con tutta la serie di modalità ora previste nel manuale in questione, il cui esito è stato molto importante ai fini della rilevazione della positività al Covid-19 all'interno delle aziende. Perché su questo quantitativo di lavoratori la presenza di casi positivi è del 0,4%, quindi minima. Ci sono tutta una serie di ditte che hanno chiesto di partecipare, quindi ci sarà la fase 2 con tutta una serie di ditte, sono molti, insomma, anche in tutte le province, in cui poi invieremo, insomma, tutte le varie condizioni. Chiudo con così. Diamo anche completezza di tutti quelli che sono le attività. I controlli spesa sono arrivati ad oggi a 7.576 controlli per circa 300.000 lavoratori. E proprio i lavoratori protagonisti in una festa del 1° maggio che a Venezia è stata del tutto particolare. Siamo qua per ringraziare medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, addetti alle pulizie, amministrativi, che con il loro lavoro hanno aiutato le persone e il paese e lo stanno ancora adesso aiutando per contenere e per uscire da questa epidemia. Nel giorno della festa dei lavoratori, il primo pensiero è per loro, gli operatori sanitari sempre in prima linea contro la pandemia, anche a costo della propria vita. Sul tetto della sede della CGIL di Mestre, Ugo Agiollo, segretario generale per la città metropolitana di Venezia, è solo unicamente dal punto di vista fisico. Se stare assieme ancora non si può, al posto dei lavoratori ci sono delle sagome, ma soprattutto il 1° maggio, al tempo del coronavirus, lo si può comunque celebrare attraverso quella piazza virtuale che le tecnologie consentono. Le testimonianze di diverse lavoratrici e di diversi lavoratori si susseguono su un piccolo schermo. Tutti possono seguire la festa del 1° maggio collegandosi a internet. Le conseguenze del coronavirus per l'economia sono state e sono pesanti e il pensiero ora è rivolto a lunedì, a quella fase 2 di riaperture d'aziende che nel solo Veneto riporterà al lavoro 1.200.000 persone. Dovremo garantire che in ogni luogo i vocaboli di riferimento siano sicurezza e salute per tutti. Si può lavorare solo se si è in sicurezza e questo deve essere garantito anche nel territorio, a cominciare dai servizi pubblici e dal trasporto pubblico locale. Un'attenzione indispensabile alla sicurezza delle persone che torneranno a lavorare. Un po' questo è l'imperativo, l'abbiamo sentito, l'abbiamo ripetere anche da diverse persone, a diversi ruoli e a diversi proprio diverse maniere, sia proprio dal punto di vista istituzionale da parte della Regione Veneto, ma anche proprio da chi, dai datori di lavoro, dagli imprenditori, da chi si troverà, dagli stessi lavoratori proprio a riprendere loro attività. Sicurezza innanzi tutto. Ci separiamo per qualche istante e poi rientriamo subito dopo la pausa.
Rieccoci in diretta a Focus TG. Riparte questa fase di ripresa per quanto riguarda la nostra economia in un periodo difficilissimo, questa emergenza Covid-19. E tra l'altro da un sondaggio è emerso che il 45,5% degli albergatori riaprirà almeno quest'estate la loro attività. È quello che si spera, soprattutto loro richiedono più che una ripartenza vera e propria, chiedono che ci sia una garanzia e una sicurezza che arrivi proprio dal governo per poter ripartire loro stessi in maniera molto più serena, viste le difficoltà che hanno incontrato fino ad oggi. Allora, la volontà e il cuore degli imprenditori isolani, ma mi sento di dire di tutta la costa veneta e non solo, chiaramente spinge a voler aprire, a voler lavorare. Il nord-est in generale sappiamo quanto e come vive il lavoro, per cui in questo momento la voglia è ed è sempre stata quella di poter aprire le proprie aziende. Certo che ci mancano delle certezze fondamentali per poter prendere questa decisione. E guardi, colgo subito al volo l'occasione per darvi due dati al volo, proprio perché nella giornata odierna abbiamo fatto partire un monitoraggio tra i nostri soci per capire quanti apriranno, se sì, in che condizioni, se hanno già previsto, perché è chiaro che abbiamo bisogno di capire l'evolversi al nostro interno. E vi dico che il 45%, 45,5% sicuramente aprirà, ma il 43,9% ancora non sa se aprirà o meno. Perché? Perché è in attesa di risposta dal governo, di tempi, di date certe che oggi non abbiamo. E noi abbiamo bisogno di una data certa, è quello che chiediamo da quasi due mesi a questa parte. Abbiamo sentito dunque, proprio parlando di lavoro, partendo dal lavoro, è l'idea che ha lanciato tutto il gruppo di volontari del Padovano, tra l'altro ricordiamo Padova, capitale europea del volontariato 2020, doveva tenersi proprio in città la festa a livello nazionale, della festa del lavoro a livello nazionale dei sindacati, invece per motivi ben ovvi non è stato così. E, dicevo prima, tutto il mondo del volontariato si sta attivando e ha lanciato l'idea di ripartire nella ripresa proprio dal lavoro, ma sentiamo in che senso. Il lavoro fermo, il lavoro che non c'è, quello che forse dopo questi terribili mesi non ci sarà. Riparte da qui, dalla necessità di affrontare questa nuova emergenza già palpabile dopo il lockdown da coronavirus, la città di Padova, capitale europea del volontariato per il 2020. Qui in queste ore si doveva celebrare la festa nazionale del 1° maggio, una piazza di donne, uomini, lavoratori, volontari, bandiere e slogan. Da qui si deve ripartire. Stiamo ricostruendo la capitale del volontariato oggi su altre cose, quindi sull'attenzione alle persone in difficoltà, su attenzione alle persone più povere, su attenzione alle persone senza lavoro. Forse in questo momento, in attesa di ricelebrare bene anche questo anno, in questo momento il 1° maggio forse lo stiamo interpretando nella maniera corretta. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in fiera il 7 febbraio scorso, quando il mondo era diverso e il coronavirus solo un timore, aveva invitato il mondo del volontariato riunito a creare una nuova comunità. Pochi giorni dopo gli avrebbe fatto ecco Papa Francesco. Da qui vogliono ripartire le energie che hanno fatto di Padova prima città italiana, capitale europea del volontariato, pronte a ricreare quella stessa unità di intenti che ha permesso di raggiungere l'obiettivo un anno fa, creando un tavolo per il lavoro. La grande cosa magica che si è costruita a Padova è che tutti si sono messi attorno a un tavolo, in cui non c'è il CSV e basta, ci sono il CSV con le organizzazioni, ci sono le amministrazioni comunali, ci sono la Camera di Commercio, ci sono la Fondazione Cariparo, c'è la Caritas, c'è la Chiesa Padovana, tutti insieme in un'unica idea progettuale. Abbiamo sentito dunque il fatto di lavorare in maniera unitaria, il mondo del volontariato in prima linea, tra l'altro io vorrei sottolineare anche non soltanto il mondo del volontariato, ma il mondo della solidarietà, perché c'è davvero tantissima gente che soprattutto in questo periodo si è messa a disposizione del prossimo, ma soprattutto ha fatto un passo verso le persone che avevano più bisogno, anche magari se non fisicamente, ma semplicemente donando. Il donare e l'essere
essere solidali è davvero un po' un punto fermo di questo momento così difficile, ed è un punto che permette a tutti noi di vedere la luce in fondo a un tunnel che sembra così, così terribile. Non è assolutamente da sottovalutare questo grande spirito di generosità e solidarietà, la generosità che tra l'altro continuate a dimostrare anche voi telespettatori con le donazioni che crescono di giorno in giorno all'associazione Helios Onlus, che sta appunto acquistando materiale per strumentazioni per il nostro ospedale, tanto che pensate con gli strumenti e i macchinari che sono stati acquistati ad oggi il nostro ospedale ha la possibilità di agire, di andare avanti, di operare almeno per i prossimi 10 anni. Di conseguenza è un dato questo che davvero fa riflettere, soprattutto fa star bene, perché grazie alla vostra generosità e alla vostra solidarietà. C'è però anche da considerare che ci sono determinati parametri che bisogna continuare a seguire, anche se si sta andando verso questa soglia, sta superando questa soglia, quindi di difficoltà particolare, si sta andando verso una dimensione molto più rosea e positiva. Ma allora sentiamo. Un ventilatore di ultima generazione adatto per i pazienti in situazioni complesse come il Covid, ma non solo. Ecco dove finiscono i soldi che donate, ecco la prova tangibile di come vengono spesi. Apparecchiature del genere, anche quando finirà la fase acuta del coronavirus, serviranno a tutta la popolazione per i prossimi 10 anni. E spendere nel modo giusto i soldi che voi donate significa saper interpretare le esigenze del momento con un occhio rivolto al futuro. Questa emergenza ha portato materiale nuovo che era previsto di dover andare pian pianino nel corso degli anni ad acquistare. Grazie alle vostre donazioni però le attrezzature sono arrivate in pochi mesi, una bella differenza. Intanto la fase emergenziale per le terapie intensive sta migliorando, i ricoveri infatti sono un terzo rispetto al picco. Non basta però puntare solo sulla riapertura, ma da un punto di vista medico bisogna sottolineare quali sono i comportamenti da adottare perché la riapertura sia sicura. Una sana, continua educazione all'utilizzo dei presidi che sono fondamentali, e quindi la distanza, le mascherine, quali, come metterle, perché dopo vediamo tante cose in giro non adeguate, e il lavaggio delle mani, eccetera. Intanto puntiamo insieme in un paio di giorni a raggiungere il 500.000 di euro con Helios. Insieme possiamo farcela. Ricordate che anche l'equivalente di 10 caffè può fare la differenza. E a proposito di modalità e di precauzioni da prendere, lo IOV e l'azienda ospedaliera di Padova hanno deciso nuove modalità di accesso. 1.176 le persone ricoverate nei reparti dell'azienda ospedaliera di Padova, dove l'attività di cura e assistenza non si è mai fermata. Dal 4 maggio al via la fase 2 con novità soprattutto sul fronte dell'accesso al punto prelievi, dove le presenze sono state numerose negli ultimi 2 giorni. Si potrà entrare in via San Massimo e nel punto prelievi dell'ospedale Sant'Antonio da lunedì solo su prenotazione. Attraverso il sistema LACHI, ovvero prenotazione via SMS, al 366-6802-101 con messaggio prelievo domani San Massimo oppure prelievo domani Sant'Antonio. Per il punto prelievi di via San Massimo possibile anche la prenotazione dal sito aopd.veneto.it. Selezionando adeguatamente il menu potrete introdurre direttamente la ricetta, in modo che vi presenterete presso l'ambulatorio di San Massimo sapendo esattamente non solo l'orario, ma senza fare nessuna fila all'accettazione. Possibile l'accesso solo 10 minuti prima del prelievo per rispettare il distanziamento sociale e ovviamente guanti, mascherine, igiene delle mani. Così anche allo IOV, dove l'ingresso avverrà dalla tenda installata all'ex Busonera. I nostri pazienti continueranno a trovare la tenda che hanno imparato a conoscere, quello che abbiamo identificato per semplicità come triage, i nostri operatori presenti in tenda. Continueranno alcune delle attività avviate in questi mesi, dalla consegna dei farmaci a domicilio ai controlli in remoto. Controlli sicuri, spiega la direzione dello IOV, segnati passo passo in cartella clinica, sicurezza di pazienti in questo momento più esposti.
E ad essere vicino alle tante persone che si recano nelle farmacie sono proprio gli stessi farmacisti che danno consigli, ma anche sono pronti, presenti ad ascoltare queste persone che davvero arrivano in un certo momento, magari così particolare e difficile anche a livello proprio emotivo. In tempo di coronavirus, di rapporti sociali ridotti al minimo, dove la socialità avviene via web, le uscite diradate, le distanze sociali mantenute, il proprio farmacista è diventato un punto di riferimento per molte persone. Rapporto coltivato in modo particolare dai farmacisti preparatori. In questo momento particolare siamo sicuramente in prima linea. Siamo farmacisti uniti da una mission comune che è quella della salute e del benessere del cittadino, che cerchiamo di coltivare attraverso l'ascolto e l'empatia della persona e delle sue esigenze. La loro caratteristica, oltre a essere un gruppo che lavora a stretto contatto con colleghi europei, è quella di avere alle spalle una struttura che in collaborazione con l'università prepara prodotti specifici. Farmacisti in prima linea, pronti a rassicurare, a dispensare utili consigli in questo momento di grande incertezza e fragilità delle persone. Da qui, oltre al mantenimento delle buone pratiche che ormai conosciamo, si aggiungono la cura della propria persona, il movimento, ma non solo. Nell'eventualità che non si riesca ad integrare tutto con la dieta, è importante anche integrare sostanze che possono essere benefiche per il nostro sistema immunitario. Per esempio la vitamina D è una vitamina veramente cruciale per il nostro sistema immunitario e quindi è bene integrarla. Intanto c'è una buona notizia che arriva dal Padovano, da Mestrino nello specifico, a divulgarle proprio lo stesso sindaco di Mestrino, perché proprio nel suo paese ci sono zero casi positivi al Covid-19. Oggi, 1° maggio, si può considerare per Mestrino il giorno zero. Finalmente, dopo 11 settimane, 70 giorni, ho avuto conferma che tutti i nostri concittadini sono guariti. In questo momento nessun caso di Mestrino è positivo. Zero contagi e tutti guariti. L'annuncio arriva attraverso un messaggio su Facebook da parte del sindaco di Mestrino, Marco Agostini. Lo fa nel giorno della festa del lavoro per invitare ora tutti i suoi concittadini a un'azione di responsabilità in vista della riapertura del 4 maggio. Nel comune non ci sono più persone positive al Covid-19. 30 guariti, una persona deceduta, si tratta di un anziano ospite di una casa di riposo a Galzignano. Ora, spiega il sindaco, bisogna continuare a comportarsi responsabilmente nel rispetto della propria salute e di quella degli altri. State certi che il futuro ci pone di fronte a delle difficoltà. Non siamo qui a dire che sarà tutto bello, tutto roseo, e la ripartenza sarà dura. Sarà una battaglia economica, personale, fisica. Il primo cittadino poi spiega attraverso delle slide quali sono i comportamenti da tenere dopo il 4 maggio, invitando tutti ad evitare assembramenti. Sono consentite le visite ai parenti, ma bisogna evitare pranzi e cene in famiglia. I parchi sono aperti, ma sono da evitare i raggruppamenti. Tra 2 giorni la gente potrà muoversi di più e di conseguenza i dispositivi devono essere a disposizione di ognuno di noi. In caso non vi venisse consegnato, non scrivete su Facebook qui non è passato, come succede spesso, qualche lamentela, non fate queste cose. Chiamate il numero in sovrimpressione e sarete supportati attentamente e vi sarà consegnata la mascherina. Per quanto riguarda proprio gli ospedali, ad esempio Schiavonia, lo sappiamo benissimo, nel Padovano è stato deciso come ospedale Covid, nel senso che tutti i pazienti malati appunto di coronavirus venivano e vengono portati all'ospedale di Schiavonia. Però adesso si sta lavorando proprio in questa struttura nello specifico per riaprire ad esempio tutto il reparto che interessa l'oncologia. Attività ambulatoriale, interventi chirurgici sinora sospesi, ma anche telecontrollo. Sarà una fase 2 all'insegna di una nuova normalità, quella prevista per gli ospedali dell'ULS Sai Euganea, a partire dal 4 maggio. 60.000 le prestazioni sospese, 8.000 quelle con priorità D a 30 giorni, le prime a essere riprogrammate, ma rispettando rigide regole di accesso. Arriva solo l'interessato, tranne che non ci sia necessità di un accompagnatore, mascherina, guanti, varco, non può arrivare
prima di 15 minuti dall'appuntamento della visita, quindi ci sarà un'articolazione, le visite avvengono tutte ovviamente su appuntamento, in un'articolazione su buona parte della giornata, compresi anche organizzazione di prestazioni sabato e domenica. Potenziato in questa fase il telecontrollo, in particolare per specialità come la diabetologia e la cardiologia. Tutti gli accessi agli ospedali saranno presidiati da personale sanitario. Per le visite ai degenti è ammessa solo una persona al giorno. Il rischio, in particolare negli ospedali, è concreto e quanto accaduto nel reparto di medicina dell'ospedale di Piove di Sacco, dove si è sviluppato un piccolo cluster adesso sotto controllo, ne è la prova. Diminuisce il numero di pazienti Covid a Schiavonia, dove resta in funzione solo una terapia intensiva e il numero di pazienti non critici è inferiore a 100. Anche qui, dopo il punto nascita, si pensa a nuove aperture che vanno organizzate. La prossima settimana stiamo prevedendo di aprire un altro tassello importante, perché ha un accesso comunque separato dall'esterno, quindi tutela, che dovrebbe essere l'oncologia. Noi stiamo lavorando per riportare a Schiavonia l'attività oncologica che oggi è stata assicurata agli utenti di Schiavonia presso il presidio di Piove di Sacco. Dopo l'oncologia sarà la volta degli ambulatori internistici, ma il passo va fatto uno dopo l'altro. Lentamente per far ritornare il tutto alla normalità, dunque. Qualche minuto di pausa, ci vediamo subito dopo. Eccoci in diretta, tra pochissimo il governatore del Veneto Luca Zaia assieme agli assessori Lanzarin e Bottaccini, state vedendo, arriverà nella sede, nella solita postazione della sede regionale della protezione civile per dare l'aggiornamento quotidiano dei casi di positività Covid-19 e poi insomma tutti gli aggiornamenti che riguardano i vari provvedimenti che sono presi, quindi come sempre daremo spazio poi a loro e lasceremo parlare, quindi ascolterete in diretta la conferenza del Presidente. Ma adesso continuiamo a parlare di lavoro, perché è vero da lunedì, dal 4 di maggio, tantissime attività ripartiranno, però è vero che da un sondaggio che ha tenuto la Confartigianato si registra già adesso un calo occupazionale. Sentiamo. Un primo maggio, festa del lavoro, caratterizzato dall'effetto Covid-19. Lavoro che rischia di venir meno, che colpisce artigiani, commercianti e lavoratori. I dati elaborati da Confartigianato Vicenza su un campione di oltre 1.700 micro o piccole imprese, che occupano complessivamente più di 10.500 dipendenti, parlano chiaro. Il trend è negativo, meno 38,5% delle assunzioni rispetto ad un anno fa. Diciamo che venivamo già da un trimestre negativo, perché ha dimostrato novembre, dicembre, gennaio già di aver lasciato a casa oltre 20.000 persone in Veneto. Questo dato ulteriormente ci preoccupa, però credo che purtroppo siamo solo all'inizio, quindi se non succede qualcosa di forte, quindi un'iniezione di liquidità veramente potente sul mercato da parte dell'Europa, credo che questo dato qui peggiorerà ancora e di molto. Un deterioramento del mercato del lavoro che si traduce in mancate assunzioni, mitigate, si fa per dire, dalle indicazioni del governo di non licenziare in questa fase di emergenza, utilizzando gli ammortizzatori sociali. Il settore più duramente colpito è quello del turismo, rappresentando da solo la metà delle mancate assunzioni, i cui effetti nel medio e lungo periodo si riverbereranno sulla tenuta anche dell'artigianato. Manifatturiero, servizi e costruzioni sono gli altri settori dove l'occupazione ha segnato il passo. E un nuovo strumento viene avviato proprio dal Comune di Vicenza per promuovere l'attività culturale online. È un altro modo di fare cultura che consentirà a tutti gli artisti del territorio di avere uno spazio, di avere una vetrina e consentirà all'assessorato alla cultura di continuare a sostenere e in qualche modo a confermare quello che è il programma culturale del 2020. Un canale, ci tengo a dire, che non chiuderà con l'emergenza virus, ma rimarrà. Vicenza Cultura, il nuovo canale YouTube del Comune di Vicenza, è aperto da pochissimo tempo, si dimostra già vincente visto l'elevato numero di visualizzazioni che ha ottenuto. Segno che l'offerta culturale vicentina è molto in alto nel gradimento dei suoi estimatori. Letteralmente una finestra, non solo sui poli palladiani e sui principali musei. Attraverso il portale web sarà possibile seguire molte rassegne musicali, di teatro e danza. Un modo per consentire di accedere ai luoghi della cultura anche a chi, per motivi di salute o economici, non si può spostare da casa.
un altro modo di intendere la promozione turistica. Dovremmo pensare sicuramente in ottica turistica ad una valorizzazione dei nostri monumenti e delle nostre offerte culturali. Ecco, è arrivato il presidente Zaia, vediamo anche gli assessori vicini Lanzarin e Bottaccin, quindi lasciamo subito la parola a loro. E, intanto grazie per essere qui. Un saluto a tutti, come al solito, un saluto a coloro che sono collegati con le diverse dirette, anche per non approfittare e abusare della vostra disponibilità, passerei subito alla presentazione del bollettino. 371.354 tamponi, sono quasi 10.000 in più rispetto a ieri. Abbiamo 18.244 positivi, 18.244 positivi e sono 146 in più rispetto a ieri. Isolamenti 7.165, sono 17 in meno rispetto a ieri. Questi sono, molti sono gli isolamenti fiduciari, coloro che sono in isolamento semplicemente perché rappresentano un contatto, ma non necessariamente sono positivi. I ricoverati sono 1.070 e sono esattamente 17 in meno rispetto a ieri. Quindi tenete presente che stiamo, un dato ottimo è questo, cioè il calo dei ricoverati 1.070. Le terapie intensive sono 108, vedete che ci avviciniamo alla soglia dei 100, meno 2. Peraltro le terapie intensive, mi ero fatto uno schema, fanno il paio con i 245 in terapia intensiva che sono pazienti non coronavirus e i 108 sono coronavirus. Ricordo che noi abbiamo fatto appunto, questo è il dato di riferimento, no scusate ho fatto io confusione, i 245 sono l'ordinanza del 13 aprile, vi ricordate, vi ho detto guardate questo dato, quindi questi sono pazienti coronavirus e questi anche, solo che questi sono quelli del 13 aprile, il giorno dell'ordinanza, e abbiamo più che dimezzato la presenza in... comunque oggi sono 237 in non coronavirus, per cui sono il doppio del coronavirus. E i dimessi sono 2.670 più 29, i morti sono 13, scusate, 1.170 più 13 e il totale sono 1.502 in totale, quindi 1.170 e 1.502 in totale. E i nati sono 91. Bene, e due brevi riflessioni, anzi vi dico prima rispetto alle donazioni, e così si evade anche questo aspetto. Abbiamo avuto donazioni per quasi 37.000 versamenti e quindi praticamente 57 milioni di euro. Quindi ringrazio veramente tutti i donatori. Peraltro oggi c'è una donazione, volevo farvi vedere, Benetton Group, quindi il signor Luciano Benetton ci ha donato 100.000 camici, famose tute che non si trovano. E vabbè, qua abbiamo il campione perché fra l'altro sono stati fatti appunto i polsini con colori diversi che vanno bene anche per identificare i diversi staff e quant'altro. Se sono 100.000 la donazione sono 1 milione di euro, quindi grazie a Benetton Group, al gruppo Benetton, per la donazione al signor Luciano Benetton e ovviamente a tutto il gruppo. E questi sono 100.000 camici che sono già in distribuzione presso ovviamente tutte le ASL del Veneto. E poi volevo ricordarvi che Asiago Neve ha donato 50 weekend per i sanitari che si sommano ai 1000 weekend del mondo dei campeggi, dell'open air e altri weekend che sono stati offerti, quindi alla fine troveremo una modalità per distribuire questi weekend in omaggio. Poi voglio ringraziare un paio di bambini, Lucrezia Russo di 7 anni che ha fatto un disegno della quarantena,
uno dei tanti, guardate, è dalla quarantena di Pove del Grappa, quindi ringraziamo Lucrezia Russo. E poi un altro bimbo che ha fatto un altro disegno, guardate, ne abbiamo centinaia, veramente sarà, è veramente, pensare a una mostra sarà veramente bello. Cristian Cariolato, di 11 anni, abita a Cornedo Vicentino, ha fatto il leopardo che scaccia il virus, e quindi il felino che scaccia il virus. E poi ringrazio altri bimbi tipo Nicola Rizzolo, che ha detto: io quest'anno non vado a pescare, è un bimbo di 11 anni, Nicola, che non va a pescare, e ha la passione del calcio, ma anche qui niente, ha detto: a sto punto i 100 euro che ho dedicato a queste attività le giro a voi, quindi grazie a Nicola Rizzolo. Ed infine, due bimbi, Sebastiano Zorzi e Riccardo Zorzi, che sono due fratellini di 11 e 8 anni, se non ricordo male, sì, 8 anni, sono di Maserada, di Varago di Maserada, e ci hanno mandato un disegno. Molti bimbi fanno la bandiera del Veneto, il leone, e quindi tanto per dare risposta a chi dice che l'identità non esiste più. Questi sono i nostri bimbi e grazie. E considerazioni. Allora, c'è molta gente in giro, e questo è innegabile, nelle piazze, nei passeggi, nelle piste ciclabili, nelle piste pedonali, insomma è naturale che con la possibilità di uscire di casa si esca di casa. Ci prepariamo a un 4 di maggio con un'apertura che sarà importante perché riguarderà 1.200.000 persone. E l'invito che faccio io, oltre a dire che domani presenteremo ovviamente tutto quello che è la proroga della nostra ordinanza, ovviamente in linea con il DPCM, diciamo assolutamente, direi che si può considerare la nostra ordinanza, insomma c'è stata un'interlocuzione anche con il ministro Boccia, e penso che la dimostrazione che le ordinanze del Veneto siano assolutamente lineari e rispettose comunque di una filosofia che è quella di mettere in sicurezza la salute dei cittadini, ci permette di dire che faremo una proroga di quello che è la nostra ordinanza, con alcuni aggiustamenti, ma che sono aggiustamenti, diciamo, che vogliono essere, portare ancora più chiarezza rispetto a dei quesiti che vengono fatti. Ecco, però dicevo che è fondamentale dire ai veneti di non abbassare la guardia, so che sono ripetitivo, ma io ho l'obbligo di ricordarlo tutti i giorni, di sapere che a questo punto la sfida passa non più ai clinici ma al popolo, nel senso che adesso il nostro futuro ripassa in mano nostra, non è più un fatto farmacologico, sanitario, di cure, ma è un aspetto fondamentale che viene delegato a noi. Noi spesso rivendichiamo l'autonomia, no? C'è un'autonomia istituzionale dei territori, ma ce n'è anche una individuale, no? Quante volte diciamo: ma lascia che decida io per la mia salute. Sappiamo ovviamente con certezza che oggi decidere per la propria salute vuol dire decidere anche per la salute degli altri, perché stiamo parlando di un virus e di un contagio. Per cui la preghiera che faccio, ma molti mi dicono: ma sarà obbligatorio la mascherina, non sarà obbligatoria, o altre ovviamente definizioni del genere. Io dico che la mascherina ci aiuta a mantenersi in salute e aiuta ovviamente a mantenere la salute nelle altre persone. Per cui è fondamentale che si faccia attenzione che la mascherina in mezzo alle persone o quando si incrociano persone sia indossata. Io magari domani riproietterò il video che vi ho proiettato, che dà una dimensione perché dico questo. Uno giustamente dice: ma vado in una pista pedonale in mezzo ai campi perché il mio comune ha fatto un percorso naturalistico, che senso ha mettere la mascherina? Dico anch'io che uno può andare tranquillamente senza, ma nel momento in cui incrocia una persona la deve riuscire a rimettersela in posizione, naso e bocca al coperto, perché quella persona, se ipotesi è contagioso, vi lascia un aerosol che voi vi respirate, non lo vedete, e rischiate di infettarvi. Questa è la motivazione. Gesti eroici non servono a niente, perché poi quando ti infilano il tubo in bocca cambia mondo. Ripeto, porterò anche coloro che sono usciti dalla terapia intensiva, porteremo gli intensivisti, coloro che si occupano di terapie intensive, però dico che questi sono gesti eroici da poco. Quindi l'invito a tutti di portare la mascherina. Quando c'è pericolo di incrociare una persona, pur essendo all'aria aperta, bisogna avere una mascherina. Guardate che alcune infezioni arrivate negli ospedali sono inspiegabili per la, come si può dire,
le modalità di vita, le abitudini di vita delle persone che sono arrivate in contagio nelle terapie, contagiate in terapia intensiva. Ma poi si è ricostruito che magari, pur vivendo da sole queste persone, pur avendo dichiarato di non essere mai andato in mezzo al casino, a bar, eccetera, a piazze piene e quant'altro, poi scopriamo che andavano magari tutti i giorni, magari degli anziani, a camminare lungo la pista pedonale dove si incrociavano spesso altre persone. Il che non vuol dire che sono uscite con altre persone, ma le hanno incrociate. E l'aerosol, ripeto, domani riprogetteremo, Carlo, il video, dà una dimensione di cosa sia questo aerosol. È pericolosissimo perché il virus viene veicolato da queste goccioline d'acqua che emettiamo nella respirazione quando parliamo, che possono essere infette, che noi respiriamo senza renderci conto. Tutto qua, quindi portare la mascherina, fondamentale la mascherina, il distanziamento sociale, quindi evitare di andare proprio a contatto con le persone, e l'altro aspetto, l'igiene, l'igienizzazione delle mani è fondamentale, e l'invito di non far entrare nessuno negli esercizi commerciali se non ha la mascherina. E vedo che molti ovviamente gestori di supermercato si sono organizzati e lasciano fuori le persone senza mascherina. E passo la parola a voi, ragazzi. Allora, Alberto Giani, quindi ci facciamo la prenotazione, Antonella Prigioni, Albino Salmaso e altri che non vedo, Anna Maria, Emiliano interviene sempre. Random. Prego, in corso d'opera. Buongiorno Presidente, cosa pensa della dichiarazione che sarebbe stata fatta in merito agli specializzandi in quanto giovani e che in qualche modo avrebbero incentivato il contagio all'interno dell'ospedale di Padova? Ma va ripristinato il buon rapporto con le scuse, punto. Non c'è altro da aggiungere. Io ho visto il video, penso che possa capitare a tutti di, lo dice uno che gli è capitato spesso nella vita, di magari nella fretta, nella stanchezza o in brainstorming, in ragionamenti, tempeste mentali a voce ad alta voce, che magari venga fuori anche qualche concetto che non ci sta. Penso che ci siano tutti i presupposti per fare le scuse. Non le ho fatte io quelle dichiarazioni, ma siccome sono responsabile anche della sanità del Veneto, dico che gli specializzanti sono una colonna portante. Ma non lo dico perché c'è stato questo fatto, lo dico perché abbiamo fatto di tutto per riuscire a coinvolgerli nell'offerta sanitaria del Veneto. Lo dico perché stiamo facendo una battaglia da sempre perché ci sia il tema delle borse di studio adeguate e tutte le storie che sapete meglio di me. Per cui pensare di essere stati coloro che hanno voluto gli specializzandi in corsia, gli specializzandi in prima linea, peraltro abbiamo un ritorno di specializzandi che è eccezionale. Ve li porto io i medici che mi dicono, portano voglia di fare, entusiasmo e sicuramente anche accademia, perché comunque sono più freschi di libro di uno che è lì da 30-40 anni, senza offendere chi sta lì da molti anni, perché poi chi sta lì da molti anni tende a specializzarsi in maniera quasi ossessiva, in maniera positiva, perché poi diventa specialista di... I specializzanti arrivano, fra l'altro, con degli aggiornamenti, un panorama anche di studi pauroso, per cui se non ci fossero bisognerebbe inventargli gli specializzanti. Penso che siano doverose le scuse, punto. Allora, eravamo a Albino Salmaso. Ciao Albino. Buongiorno Presidente, no, le volevo chiedere questo sulla base di una serie di dati che mi sono preso la briga di controllare ieri quando non si lavorava. So che la questione più importante riguarda appunto l'algoritmo che il Ministro Speranza ha messo a punto con le regioni e si fissano una serie di parametri abbastanza importanti per stabilire se le regioni hanno i criteri di efficienza entro i quali poter proseguire nella fase 2 a tutti gli effetti o meno. Ecco, questa è una materia estremamente complicata e criptica sulla quale credo in questo contesto sia un po' difficile dare dei chiarimenti definitivi. Allora io mi soffermo su pochi dati. I primi riguardano i tamponi. Allora, i tamponi che sono stati effettuati in Veneto, faccio riferimento a ieri, erano 330.000, i positivi 18.139, quindi siamo attorno con un indice, come dire, di positività pari al 5%, 5,4. E il 10 aprile scorso, sempre quando io venni qui e le feci una domanda più o meno analoga, eravamo con 180.000 tamponi, 13.000 positivi, quindi ad un indice del 7,4, molto più alto. Ora si sta scendendo. Calerà sempre di più. Perfetto.
la cosa che più mi interessa capire è questo, come dire, i positivi, il famoso R0, calcolato ieri erano 41 nuovi casi su 18.139 positivi, pari al 2,2%. Questo è uno dei parametri considerati fondamentali per consentire lo spostamento tra regioni. Ecco, lei, quando lei afferma, scusi tutta questa prolusione, che magari, vabbè, quando lei afferma che il Veneto può aprire tutto fin da subito, a cosa fa riferimento nel concreto? No, guardate, io affermo le cose in maniera giusta, poi spesso voi le scrivete in maniera sbagliata e mi spiego. Io ho detto che il Veneto è pronto, fatto salvo il parere della comunità scientifica, cioè non è che ci potete sempre togliere, non lo dico, scusa, non lo dico a te, lo dico in generale, no? Perché a volte vedo delle agenzie che non capisco, agenzie, cioè vedo delle notizie, non delle agenzie. Allora, noi abbiamo detto, se il governo, o meglio il comitato tecnico scientifico, vuole tentare un'apertura, noi ci siamo, oggi, domani, dopodomani, il che non vuol dire che sto promuovendo cose che non si possono fare. Voglio semplicemente dire che la rete della sanità del Veneto è in grado di affrontare tutto. Dopodiché il ragionamento che fai tu con i tamponi, l'R0 o quant'altro, non prescinde da alcune considerazioni. La prima, che il numero dei tamponi, è vero che si va a titolare in base agli abitanti, per dare una dimensione, però bisogna vedere che abitanti si è andato a testare. Noi siamo entrati nei gangli dove il virus vive, siamo andati in casa di riposo, nei contatti. Se tu vai in piazza a Mestre, a piazza Barche, piazza Ferretto e dici boh, adesso fermo un po' dei tamponi, non puoi paragonare quei tamponi con i miei che faccio nelle case di riposo. Per cui ci sono tamponi e tamponi. Un discorso è da fare i tamponi ai medici dell'ospedale, un discorso è da fargli ai lavoratori di un'altra categoria che non lavorano con i malati. Sai perché te lo dico? Perché io non sono assolutamente favorevole al fatto che si faccia confronto dei nostri tamponi sotto il profilo qualitativo, perché non tutti tamponano con la nostra modalità. Cioè, quando tu vai a tamponare i contatti del positivo, decidi che vai già a intaccare una corte, cioè una comunità che potenzialmente può essere positiva, e quindi infatti li trovi. Altri vanno a fare, che so, il tamponamento di un'associazione o di una realtà, perché va bene fare una, anche magari una prova sperimentale. Uno può andare a tamponare tutti i Boy Scout, ma se i Boy Scout, cioè, non si ritrovano più da mesi nei campi scuole, quello che è, capisci che la loro esposizione al contagio crolla drasticamente. Quindi dico, c'è tampone e tampone. No, scusa, sì, un altro indice che viene considerato importante è quello di decessima, lo mettiamo, che le regioni del sud ad esempio hanno tassi di mortalità estremamente bassi, e questo può far ritenere che anche senza tamponi probabilmente il livello di infezione è comunque contenuto in quelle realtà, altrimenti se uno si sente male va in ogni caso in ospedale per farsi curare, direi. Guarda, no, non giudico l'attività degli colleghi, anche perché io conosco la difficoltà e le caratteristiche della mia, come quando mi chiedete paragoni con la Lombardia vi dico la stessa cosa, ve lo dico con la Sicilia, ve lo dico con l'Emilia Romagna e con tutti. Cioè, io non so che attività fanno in Sicilia, non ho minimamente coscienza di cosa fanno. Allora toccava alla Maria e poi a chi? Eccola. Ah, Sky TG24 Gatto, sempre notato. Presidente, buongiorno. Ciao. Due domande che ci arrivano. Una dalle Proloco con la questione delle sagre e della gente che vive attorno a queste manifestazioni, musica, bancarelle, servizi, eccetera. Lo so che lei ne ha già parlato nei giorni scorsi, cosa cambierà, se cambierà qualcosa, in che misura dal 4 maggio e poi da lunedì prossimo. Un'altra segnalazione che ci arriva ieri, 1 maggio, eravamo qui anche ieri, e Jesolo, il litorale aperto con i chioschi, una coppia di Jesolo ha preso un caffè per asporto in uno dei chioschi del lungomare, si è seduta su una panchina per sorseggiarlo e sono arrivati i vigili. Multa di 400 euro, è giusto, ci chiedono? No, è ovvio che è un'ingiustizia, però è altrettanto vero che era scritto così, che il cibo da asporto si consuma a casa. Guardate, quello è un passaggio purtroppo che ci ha permesso di tenere in piedi l'ordinanza. Se avessimo detto il cibo da asporto si consuma in loco, l'ordinanza sarebbe decaduta dopo un istante dalla firma. Per cui non è, diciamo che è stata una scelta obbligata di scrivere l'ordinanza così.
perché ricordo che se non facevamo l'ordinanza nessuno poteva andare a comprarsi il caffè piuttosto che la pizza o il kebab o quello che è. Questa è la verità. E andrebbe anche in teoria ordinato, ove possibile, poi anche se anche detto, no? Però ovvio, ma a me spiace, però purtroppo quella era la soluzione, se no non aprire nulla. Per quanto riguarda invece le sagre, intanto ti ringrazio per la domanda, ringrazio le Proloco per i tantissimi versamenti che hanno fatto giungere, cioè è Veneto fino a midollo spinale a sto modo di ragionare, no? Il settore, tra i settori più in difficoltà sono quelli di tutti questi volontari che raccolgono risorse, che fanno investimenti per raccogliere risorse per la comunità, nel momento in cui vengono meno le manifestazioni che non producono redditività e reddito, loro comunque decidono di autotassarsi per versare. Ed è, guardate, sono centinaia e migliaia di euro che le singole Proloco stanno mandando, quindi grazie di cuore alle Proloco. Proloco purtroppo, assieme ad altre categorie che sono quelle degli spettacoli viaggianti, quindi di tutto il mondo delle giostre, piuttosto che le discoteche o quant'altro, vivono della presenza della massa, no? dell'assembramento, dell'aggregazione di persone. Io spero che da dopo il 18 si riesca a... Questo DPCM resta in vigore fino al 18, giusto? Ma insomma, il 18 comunque è una deadline, cioè è comunque un momento di tagliando da quel che si capisce. Cerchiamo di capire se riusciamo, anche in base ai dati, perché poi dico, il nostro futuro è nelle nostre mani, cioè se tutti ci comportiamo correttamente, rispettiamo le regole che sono minimali a sto punto, no? Sono quelle di portare la mascherina quando c'è qualcuno da vicino, e vuol dire che possiamo arrivare al 18 con bei numeri. Se arrivo al 18 con raddoppio delle terapie intensive, va a finire che ci tocca fare un'ordinanza per tornare a chiudere, cioè. Ma questo ce lo impone la legge, cioè non è che ce lo inventiamo noi perché siamo dei dittatori, cioè qualcuno non ha ben capito che questi sono strumenti di sanità pubblica, cioè non è, funziona, sì, funziona così, purtroppo. Gatto Sky TG24. Ciao, ciao Gianfranco. Gente che ordinava lo spritz take away e lo beveva davanti al bar, e le volevo chiedere se era un comportamento corretto. Sono multabili. Sono multabili, quindi ok. Seconda cosa, le polizie locali, ieri sono stato a Verona, ma anche a Treviso, insomma a Venezia, ci chiedono di chiederle un aiuto per poter, come dire, aggiornarsi molto più facilmente, poter poi applicare le regole in questo, tra virgolette, chiamiamolo caos normativo, ma non certo per colpa della Regione Veneto, parliamo di, insomma, decreti del governo, ordinanze regionali, deroghe, cose così, come possono fare per far bene il loro lavoro? Ma guarda, grazie per la domanda. Io dico che siamo in un momento non di pace ma di guerra, quindi come al solito non è che puoi girare con quel manuale e trovare il codice perfetto esatto da applicare e quindi l'infrazione. Dico che poi loro stanno facendo un lavoro eccezionale, tutti coloro che controllano, poi ci vuole buon senso, no? Perché a volte arrivano dei video, capisci che è la famiglia, cioè ci sono delle situazioni nelle quali la mela a metà non si riesce mai a spaccare. Noi italiani poi siamo stati educati purtroppo, soprattutto dalla comunicazione in quest'era moderna, che c'è sempre la lesa maestà da un lato e dall'altro che bisogna sempre essere, come si può dire, che tutto ha una spiegazione, cioè la mela a metà non si taglierà mai, provateci finché volete, non sarà mai una metà perfetta. Allora dico, usare un po' di buon senso, l'ordinanza regionale finché non ha problemi vige, e le forze dell'ordine sono assolutamente collaborative, e dopodiché rendiamoci conto che 400 euro, mi permetto di dirlo, mi assumo responsabilità, sono 400 euro, quindi capisco che la legge è uguale per tutti, però un discorso è elevare uno 400 euro per un caffè, un discorso è elevare uno 400 euro perché si ostina ad andare al supermercato senza guanti, senza mascherina e magari fa anche il fenomeno. Sono due mondi diversi. Ongaranto Mediaset, qualche domanda? Ciao. Ciao. Alla fine per lei, visti i dati, letti i dati, il Veneto è davvero pronto a ripartire aprendo tutto o quasi tutto? Ma il Veneto riapre in linea con quello che sono poi le scelte nazionali, perché poi dietro c'è tutto il tema del comitato tecnico scientifico, per cui noi siamo pronti nel momento in cui il comitato tecnico scientifico va a valorare le aperture. Ma del buon senso della gente, secondo lei
c'è da fidarsi. Ma guardi, del resto non ci sono alternative. Io mi fido dei veneti. È altrettanto vero che oggi sappiamo con certezza che il futuro della nostra comunità è in mano ad ognuno di noi. La prima cura contro il coronavirus siamo noi. Che ogni regione scelga la linea da seguire è secondo lei la scelta migliore? Ma guardi, alla fine si sta facendo un gioco di squadra, perché poi mi sembra di capire che la stragrande maggioranza, se non la quasi totalità delle ordinanze che sono state fatte da governatori di tutti i colori politici, vanno nella direzione più che altro di interpretare magari delle norme che hanno bisogno di interpretazione. Non a caso i cittadini ci fanno molti quesiti. Un'ultima cosa, in questi giorni abbiamo visto tanti flash mob nelle piazze, nelle strade, manifestazioni di lavoratori e imprenditori. C'è ovviamente il timore che tra non molto ci si trovi di fronte ad una fase forse ancora più drammatica. Ma guardi, io li sostengo, anche perché lo fanno in maniera civile e rispettosa delle leggi. Dall'altro ricordo che qui si va a protestare in Veneto per andare a lavorare, non per stare a casa. E finita la festa, no, scusate, se posso un'altra domanda, sì. Presidente, e domani appunto un milione di veneti riprenderà, diceva lei un attimo fa, una delle questioni più delicate riguarda quella, è il trasporto pubblico. Benissimo, allora, cioè, se il distanziamento sociale può avvenire tranquillamente nelle piazze mentre si passeggia, probabilmente la coabitazione dentro a un treno e a un autobus è assai più complicata. Lei ha dato delle direttive o compete ai sindaci, alle singole aziende di trasporto? No, ci sono delle linee guida, scusami. Perfetto, ce le può ricordare per vedere il distanziamento sociale, che se da lunedì entrano in funzione? Il metro. Per la fase iniziale tentiamo di tenere il massimo. Quindi quelle simulazioni che ci avete mandato qualche giorno fa fanno testo. Cerchiamo di capire quale sarà il carico, considerate che non abbiamo gli studenti, quindi in teoria si dovrebbero avere lavoratori, e entriamo in una fase, fra virgolette, anche per noi sperimentale. Quando dico noi, dico tutti i governatori e anche per il governo. Cioè, oggi non abbiamo una dimensione della ricaduta. Ovvio che la mascherina aiuta tanto anche in abbinata col distanziamento sociale. Guarda, tu hai parlato di una preoccupazione, l'altra preoccupazione ci sarà lunedì, e ne abbiamo parlato anche stamattina, è quella dei bimbi. Guardate che noi siamo molto preoccupati di questa storia qui, e continuiamo a sollecitare il governo affinché, e noi siamo della partita, non ci chiamiamo fuori, non è un'attività da Lazzaroni, diciamo, parlate con Roma, noi siamo qui, quello che possiamo fare lo facciamo. Però ci manca un aspetto, vorrei dirlo con chiarezza, noi qualche idea ce l'abbiamo, ma il vero tema è uno solo: che ci vuole una certificazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico che si possano coinvolgere i bimbi e cominciare a portare i Grest ai centri estivi, perché se mi autorizzano a far questo, noi comunque con la rete del volontariato in Veneto, con le scuole paritarie, con i Grest, con i centri estivi, con i privati che hanno le loro strutture, una rete, un network lo mettiamo in piedi. Però capite, cioè, io non posso firmare un'ordinanza che riguarda dei bambini se non ho mondo della scienza che mi certifica, perché non voglio avere sulla coscienza neanche un bimbo che si striscia l'unghia. Quindi il limite oggi non è solo di natura finanziaria, ma è anche di natura sanitaria. Allora, come dicevo prima, abbiamo dopo il giorno di festa veramente tantissime domande da agenzie, quotidiani e siti online. Allora, cominciamo dall'ultima arrivata e andiamo alla prima. Piero L, giornale di Vicenza. Precisazione, da lunedì ci sarà allora l'obbligo di avere addosso la mascherina anche all'aperto? Ma guardate, il DPCM è molto chiaro, dice che la mascherina va utilizzata in tutti i contesti nei quali non c'è il distanziamento sociale. Allora, buona norma, domani lo cercheremo di definirlo meglio nell'ordinanza, è che uno deve girare con la mascherina e quando incrocia qualcuno, se va a piedi, se la tira su. Semplice, ovvio che se sei in mezzo ai campi da solo non ti serve la mascherina, però non dobbiamo arrivare al livello che dobbiamo normare e fare anche l'app che suoni tira la sua mascherina, perché se no i veneti non hanno bisogno di questo. Anna Bianchini, Alto Vicentino. Le migliaia di tamponi che vengono effettuati ogni giorno, a quali categorie sono prevalentemente destinate? Sanità, sociale, quindi immagino sì. RSA, o ci sono anche altre categorie rilevanti? No, guardate, è molto semplice, noi facciamo ciclicamente il tamponamento 10-20, come l'abbiamo chiamato noi, 10 giorni per i medici
sovraesposti, diciamo, terapie intensive, malattie infettive e quant'altro, e 20 per tutto l'altro, tutti gli altri sanitari, ogni 20 giorni o 10 giorni. E in più facciamo, diciamo, in continuo, sempre in real time fra l'altro, il tamponamento e i test nelle case di riposo. Abbiamo finito il primo giro, abbiamo già riniziato il secondo giro. I soccorritori, i volontari, le croci, le forze dell'ordine, ma poi all'inizio ovviamente abbiamo i positivi, i ricoveri, i contatti di ricoveri, che sono la base di sanità pubblica. Cioè il metodo VO continua a esistere. Ah sì, scusa, giustamente adesso mi ricorda, tutti presi in carico in ospedale, quindi 2000 tamponi al giorno se ne vanno per i nuovi ricoverati. Oggi in ospedale in Veneto non si entra più se non si ha tampone. Cioè meglio, entri, ti fanno il tampone, ti tengono isolato quelle ore che serve e poi vai direttamente. Specifica se devi fare la degenza, non quelli che hanno. No, sì, con la degenza, sì, non è che uno va a farsi una visita e fa il tampone. Randagna Fettino, il decreto sull'algoritmo per le riaperture differenziate è stato concordato con le regioni. Lei è d'accordo su tutto o avrebbe cambiato? Ma no, guardate, cioè, ovvio, è talmente complicato che tutti avrebbero qualcosa da dire. Io penso che poi, sapete come dire, ma cominciamo a ragionare dei calcoli statici, visto che c'è un ingegnere, nella costruzione di un palazzo. Sicuramente possiamo addentrarci nei calcoli, delle robe paurose di numeri, però alla fine uno dice, ma senti, ma a casa, al di là dei calcoli, è fatta bene o no? Sì, non ha crepe, non ci sono infiltrazioni d'acqua, vuol dire che chi ci ha lavorato sopra ha fatto i conti bene. Io vi dico che le nostre crepe e le infiltrazioni d'acqua si chiamano terapie intensive e ricoveri. Se van su vuol dire che non funziona, se van giù vuol dire che funziona, appunto, per essere pratici. Dopo possiamo stare qui a fare gli algoritmi, tutto quello che volete, ma se si svuotano gli ospedali vuol dire che la gente sta bene. Scusate, io mi chiedo scusa con chi mi ha mandato la domanda, ma è un numero che non conosco e un sito che non conosco, la rivolgo lo stesso. Le ULS sono intervenute in soccorso delle RSA con le forniture di dispositivi. Adesso che si va alla normalità, chi se ne dovrà occupare? Ma guardate, noi facciamo un'azione di sanità pubblica. Attenzione che le parole hanno un senso, sanità pubblica. Nel senso che noi ci siamo inseriti in questa partita delle case di riposo proprio nel momento in cui c'è stata l'emergenza. Non vi sto a dire che non c'è nessuna legge che vieta alle case di riposo di comprarsi le mascherine, anzi, però noi ci siamo, figuratevi se lasciamo gli anziani e gli operatori senza mascherine. Però forse è giusta la domanda, è bene chiarire che le mascherine se le dovrebbero acquistare. Dopodiché noi ci siamo, le forniamo, ma loro possono tranquillamente acquistarsele, cioè lo facciamo volentieri, però ripeto che non passi neanche l'idea che se ci sono è merito di qualcun altro, se non ci sono è colpa nostra. Cioè, oggi sul mercato le mascherine ci sono, quindi gli operatori hanno delle strutture, i datori di lavoro che devono comunque garantirgli le protezioni individuali. Noi le garantiamo, ma lo facciamo perché abbiamo messo in piedi un progetto di sanità pubblica. Vi è chiaro, non ha nessun intento polemico, non lasciamelo spiegare bene. Però se la signora Maria si chiede chi deve comprare la mascherina a un operatore, è il datore di lavoro, punto. Cioè, dopodiché le forniamo noi perché ci va bene aver sotto controllo la situazione, è un momento difficile, ma oggi le mascherine ci sono. E ne forniamo tutte le mattine, ne forniamo 240.000 alle ULS che poi vengono distribuite alle case di riposo. Questione trasporti, ci torna Domenico Basso, direttore di TVA. Alcuni operatori sanitari segnalano che mancano alcune corse di treni su orari funzionali al loro lavoro. Lei crede che ci saranno correzioni negli orari? Ma penso di sì, se dopo questi operatori sanitari, mi perdoni il direttore Basso, oltre a segnalarlo al direttore Basso, lo segnalano magari il loro datore di lavoro, riusciamo anche a risolvere il problema. Ma ormai c'è l'abitudine di parlare col giornale, con la televisione, e dopo dimenticarsi magari che il vicino di scrivania c'è il piano degli orari di treni che magari riesce a risolverlo direttamente, no? Galvan Ansa, lei pensa che lunedì 4 ci sia spazio per le aprire con una sua ordinanza parchi e giardini pubblici? No, sono già aperti dal DPCM. Ok, scusate. Vediamo le ciclopedonali.
tutto, cioè i parchi e i giardini pubblici sono aperti, l'unica roba da evitare è l'assembramento. Come domani l'ordinanza che prorogheremo, spieghiamo un po' meglio questi aspetti. Quindi domani sarà un'ordinanza in proroga, però diciamo anche, come si può dire, anche una mezza ordinanza da FAC, no? In maniera tale che si dia anche, diventi un po' un portolano, definiamolo così, no? Per tutti, per regolarsi. Il collega Baschieri del Corriere del Veneto ha una domanda: lunedì riaprono i circoli dei tennis per far allenare i giocatori di interesse nazionale individuati dal DPCM. Un chiarimento comparso ieri sul sito della regione fa capire che con il massimo delle precauzioni e la chiusura degli spazi comuni, i campi dei circoli possono essere prenotati online e occupati. Alcuni circoli oggi sono aperti. Ha intenzione di fare un'ordinanza specifica? Guardate, domani affronteremo tutti questi temi, ne parleremo. Ancora stiamo approfondendo molti temi. Nicolussi Moro, scusate, ma dunque, ecco qua. L'ultimo decreto firmato dal ministro Speranza prevede che le regioni debbano monitorare almeno il 60% dei sintomatici. Oltre alla sorveglianza telefonica, siete pronti anche con l'AIP? Noi siamo pronti con la sorveglianza telefonica, l'applicazione è, se si riferisce, no, per l'applicazione nazionale è un'altra roba. Noi stiamo lavorando a un'applicazione che non c'entra niente con l'applicazione nazionale e non c'entra nulla con la verifica dei contatti, ma è un'attività per ovviamente monitorare chi è a casa, cioè che chi è a casa si iscrive per dire sto bene, sto male, ho la febbre, non ho la febbre, per capirci. Perché ogni volta che si parla di applicazione si apre un mondo. Da le Malavasi gentilmente, dato lo stop di 2 mesi dell'edilizia, ci sono molte pratiche edilizie che sono bloccate, adesso si rischia di non arrivare a buon fine perché le scadenze sono imminenti. È probabile una dilazione delle scadenze o una semplificazione? È possibile anche incentivi regionali a chi costruisce case energicamente efficienti e non inquinanti? Da farsi a casa, immagino. No, non lo so, scusate la battuta. Ma sì, penso che lui abbia ragione, nel senso che Malavasi abbia assolutamente ragione, nel senso che spero, ma aspetta il legislatore nazionale identificare proroghe per scadenze in materia urbanistica edilizia. Ovviamente abbiamo avuto tutte le amministrazioni che hanno lavorato, come si può dire, hanno prodotto di meno per la tragedia del coronavirus. Penso che si ripartirà assolutamente a pieno ritmo, forse una preghiera che varrebbe la pena di fare, che poi è difficile mettere nero su bianco, no? Però forse varrebbe la pena di pensare cosa è stata questa tragedia, che cos'è questa tragedia, forse varrebbe la pena, se vogliamo far ripartire l'economia, anche avere un approccio un po' più easy rispetto a spesso l'atteggiamento che abbiamo avuto tutti nella vita di fare gli azzeccagarbugli, no? Su ogni roba c'è sempre da ricamarci sopra. Adesso per far partire l'economia bisogna fare in modo che la gente possa anche fare quello che doveva fare, cioè farsi un bagno, un ampliamento, sistemare, anche chiamare il pittore a casa, il bianchino a casa, serve, fa economia anche quello, ma bisogna non aspettarsi 3 mesi per avere un'autorizzazione, insomma, se serve l'autorizzazione, magari c'è di mezzo la paesaggistica o che so, insomma una preghiera, un appello a tutti, noi per primi dobbiamo adeguarci a questo sistema, parlo noi come ente pubblico. Un'ultima domanda, poi ripassiamo alla sala, è un collega di Salmaso, Luca Preziosi, del Mattino di Padova. La comunità scientifica a cui la Regione fa riferimento, il professor Crisanti, non si era già espressa contro le riaperture? Ma no, ne abbiamo parlato ieri anche di questo, il professor Crisanti è uno scienziato, giustamente lui dà il suo spaccato, no? Cioè è come se dicessimo, è giustamente un esempio che si fa spesso, no? Che le strade sono pericolose, quindi perché la gente non si ammazzi più in strada bisogna chiudere le strade. Ovvio che se uno fa un'analisi certa dice per avere mortalità zero non si va più in macchina, neanche a piedi, perché uno può slogarsi in una caviglia, neanche in bicicletta, tutti a casa. Dopodiché c'è un punto di equilibrio che dice mettiamo i limiti di velocità e facciamo in modo che se tutti li rispettano nessuno fa incidenti. Poi c'è chi non li rispetta e va a far male a qualcuno o si fa male da sé. E questo è il ragionamento, quindi io non dico che il professor Crisanti dice bestialità, anzi, ma dice dà una visione autentica, una lettura autentica di quello che è la lettura che dà un microbiologo, un virologo, punto. Sentite, se noi chiedessimo a un medico
dietologo qual è la dieta ideale, vi dice mandate una portata a pasto, mangiare leggero, presto, mangiare presto la sera, evitate di caricare i dolci e altre robe, ok. Se poi lo chiedete a uno che organizza la sagra con la polenta e salsicce, vi dice che potete mangiare tranquilli. E di mezzo c'è un punto di equilibrio, no? Che non puoi mangiare salsicce tutti i giorni, però ogni tanto sì. Questo è così funziona. La seconda domanda del Corriere del Mattino, è vero che ci sono le mascherine, però non si trovano più i guanti, né nei supermercati né nelle farmacie. È un problema, tanto è vero che nelle ordinanze c'è scritto i guanti o soluzione igienizzante. Una seconda domanda. Quindi il problema è risolto, basta igienizzare le mani. Una seconda domanda giunta nel frattempo dalla Vandà, sempre con riferimento all'algoritmo, sulla riaperture differenziate, se l'algoritmo fosse in vigore oggi, lei chi riaprirebbe? No, sì, ho capito, cioè, l'algoritmo ci permette di fare molte valutazioni, di certo il Veneto è in linea e potrebbe affrontare qualsiasi attività. La verità è che poi dobbiamo avere l'avallo del Comitato Tecnico Scientifico, perché oltre all'algoritmo oggi il tema della procedura nelle aperture non prescinde da avere il parere del Comitato Nazionale. Ultimissima domanda. Perché il Comitato Nazionale? Perché è previsto dallo stato emergenziale. Poi qualcuno potrebbe dire ma non ce l'avete anche voi? Sì, ce l'abbiamo anche noi, ma per legge è quello che deve dare il parere. Ultimissima domanda, Radio Conegliano, Michele Borella, che messaggio vuol rivolgere agli imprenditori delle varie categorie anche dopo le manifestazioni di protesta, quando ci saranno novità? Ma l'ho detto prima, nel senso che è una protesta particolare, civile, rispettosa, educata, ed è una protesta che vede gente che va in piazza perché vuole lavorare. E penso che questo sia unico, no? Cioè, come si fa a criticare chi chiede lavoro? E peraltro vorrei dire, non in maniera irresponsabile, questi sono commercianti, lavoratori o quant'altro, che ci vanno dicendo, rispettando le regole, perché a noi ci chiamano e ci dicono diteci cosa dobbiamo fare, ma fateci aprire. E penso, spero che già la prima apertura di lunedì vada in questa direzione. Ovviamente resta il grosso problema di tutte le attività commerciali, perché poi resta il problema delle attività commerciali, che è uno dei grandi problemi. Emiliano? Sì, era un po', buongiorno, questo è il tema che volevo affrontare con lei, Presidente, visto che abbiamo vissuto in questi giorni, insomma, le lamentele giuste dei nostri artigiani, che vi hanno chiesto, insomma, di farvi portavoce con il governo. Voi avete vissuto quotidianamente molte videoconferenze con chi alla fin fine decide se c'era qualche, insomma, finestra, se c'era o se rimane, comunque rimangono quelle due date fisse così come attesa, quindi sto parlando del 18 maggio e del 1 giugno per i nostri artigiani. E imparando un pochino anche in questi giorni, vivendo sempre qui con voi, visto il cavillo, ne avevo un po' anche già accennato con il dottor Parmigiani, visto il cavillo di quando si può prenoto il cibo, c'è una categoria che ha chiesto più volte di far presente la loro problematica, e cioè le aree di servizio, quelle extraurbane e nelle tangenziali. Loro non possono ancora elargire cibo, il panino, piuttosto che perché non c'è il gioco della prenotazione. Anche per loro, un po' dimenticati, mi faccio un po' portavoce. Sì, ovvio, immagino che il tutto si risolva con l'apertura dei bar e dei ristoranti, che stanno vivendo un momento tragico. Ricordiamo anche che sono fondamentalmente legati all'attività di promozione del territorio, turistica, dei servizi. In un turismo che, nelle 50.000 figure che perdono il lavoro con questa crisi in Veneto, 35.000 sono i posti persi nel mondo del turismo. Quindi è una tragedia nella tragedia. E in tutto questo contesto, peraltro c'è una comunicazione, avete visto che io ho contestato quei bozzetti dei box in plexiglass. Ci siamo fatti male con quei box, eh? Siamo finiti sulla stampa internazionale con la foto delle spiagge, con i rendering, con i box. Quindi, cioè, è stata un'uscita purtroppo che ci ha danneggiato, perché io ho le aperture di giornali svedesi con la prima pagina, proprio un lenzuolo, con la foto della spiaggia, con tutti i box. Voi immaginate cosa può decidere di fare in vacanza un turista e dice ma non ho capito, vado via dal freddo quando andrò su un box. Cioè, e quindi i danni che hanno il mondo del turismo sono ingenti, quindi bisogna partire subito con la promozione e apertura.
Penso che tutto si risolverà su questa partita. Guardate, saranno fondamentali i prossimi giorni, anche perché loro, il mondo degli operatori, mettendo in centro anche questi, hanno necessità di sapere quando si aprirà, ma saperlo per tempo, perché c'è tutto il tema degli allestimenti, della promozione e quant'altro, cioè non possono chiamare i loro buyer in giro per il mondo se non sanno quando si aprirà, perché se sanno che si apre il 1° giugno, che so, gli stabilimenti balneari, cominciano a fare un'attività, altrimenti no. Quindi è veramente complicata questa storia. Allora noi cosa facciamo? Vogliamo fare questo percorso non in antitesi ovviamente a quello che sta accadendo, ma semplicemente per far sì che si apra velocemente. Se devo dire la mia opinione, se le cose vanno bene, ma qua dobbiamo impegnarci tutti, il 1° giugno è tanto in là. No, io penso che possiamo affrontare, si possa affrontare tutti assieme, senza contrapposizioni, ovviamente anche altri ragionamenti rispetto alle date, ma tutto è funzionale al fatto di vedere come andrà. Guardate che il 4 è una grande prova del 9 per noi, perché se abbiamo una reinfezione, capite che per assurdo chi non vive di turismo danneggia il turismo, chi non vive di bar e ristoranti danneggia i bar e ristoranti, cioè rischiamo di far chiudere quello che è aperto e di far morire definitivamente chi non ha mai aperto, e questo è un grande senso di responsabilità, anzi una grande responsabilità. Anna Maria Parisi. Sì, Presidente, altre due domande. Rifacendomi a quanto appena detto lei, appunto, della gente che abbiamo seguito anche noi ieri, che è scesa in piazza chiedendo il lavoro, tra questi anche la categoria di estetisti, parrucchieri e barbieri, che adesso dalle prefetture hanno ricevuto la segnalazione che sarebbero stati attenzionati, quindi forse potrebbero anche essere passibili di sanzioni per... Guardate, cioè io sono per il rispetto della legge, però siamo in un momento nel quale se uno non spacca tutto e rispetta il distanziamento sociale e ha la mascherina, cioè, si deve anche capire, non è che possiamo pretendere che dai una smartellata su un dito uno e questo non deve dire neanche ai, perché è difficile. Vabbè che ci sono le leggi, vanno rispettate, però penso che abbiamo tollerato in questo paese proteste di piazza che hanno devastato le città, no? Questi non sono dei devastatori, hanno lasciato le città più pulite di prima. E poi un'altra domanda che arriva dal Focus, la trasmissione condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, ieri sera tra gli ospiti anche Massimo Cacciari, che ha detto, auspicando l'intervento del Presidente Mattarella, visto che il Governo non ha ancora presentato un piano per la ripartenza, ha invitato appunto, ha suggerito al Governo che sarebbe auspicabile non pagassero le tasse anche quelle categorie che abbiamo appena citato. Cosa ne pensa lei al riguardo? Penso che l'abbiamo già detto noi. E l'ultima due domande, in realtà la seconda che non è una domanda ma è una riflessione su un sacco di segnalazioni che mi arrivano, quindi diciamo è una domanda implicita. Antonella Gasparini di Venezia Today dice: ora le regioni dovranno coordinarsi con il governo fornendo costantemente i dati. Cosa ne pensa di questo coordinamento? Ma che lo facciamo già dal primo giorno, cioè non c'è nessuna novità sotto il sole, cioè noi forniamo i dati in tempo reale tutti i giorni. L'ultima non è una domanda, ma arrivano un sacco di segnalazioni con domande implicite. Il Veneto si riempie di cartelli in cui la ringraziano, ha qualche osservazione in merito a questi cartelli? Uno è comparso anche qui oggi. Sì, ho visto. Anche uno davanti a casa mia tempo fa. E ringrazio tutti, ringrazio anche questi ragazzi che l'hanno fatto, ovviamente è un segno di vicinanza, ma non a me, direi a tutta la squadra, a tutti coloro, ma anche i veneti, permettetemi di dirlo, perché poi questo è un lavoro che facciamo tutti assieme, quindi grazie soprattutto ai tanti giovani che si stanno adoperando per dare una mano alle persone in difficoltà, grazie a tutti i giovani che si sono messi a disposizione nelle associazioni di volontariato e grazie anche al sostegno che danno le nostre amministrazioni. E con questo, se gli assessori non hanno da chiarire... Grazie. C'è un tema sempre caro, quello delle elezioni, Presidente. Allora, non so fino a quando andremo avanti con questo ping pong io e lei, però io ho l'impressione che... No, io ho l'impressione che te abbia mania folpi. No, io ho l'impressione che alla fine, ma c'è qualcuno che sta pensando a Roma, che sia il caso di andare a votare per un equilibrio politico un po' più grande e nuovo rispetto a quello, no?
delle regioni. Quindi lei, insomma, la Lega ha occupato il Parlamento, una cosa un po' sessantottina, mi pare. Insomma. E infatti voi votate noi adesso. Ecco, certamente, siamo diventati anche noi nostalgici del 68. Non so Salvini dove l'abbia fatto il 68, francamente. Ecco, detto questo... Io in pediatria. Ecco, e poi le 13 regioni hanno, come dire, firmato un documento comune di netta critica al governo. Cosa vede lei all'orizzonte? Non pensa che... Ma guarda, io non ci vedo tutte queste contrapposizioni. La Lega, visto che me l'hai chiesto te, io sono sempre rispettoso di non parlare di politica, come avete visto. Dico che secondo me ha fatto bene, ha posto la questione. Tutti si sono accorti che esiste un Parlamento e tutti si sono accorti delle questioni poste. Peraltro posso dire, l'azione della Lega ha dato modo anche di sentire tutte le campagne, perché tutti vedendo questa protesta hanno poi ascoltato anche i discorsi di diversi leader e si sono fatti tutti un'idea. Beh, una bella promozione anche civica, se volete, no? Grazie ai miei colleghi si è acceso un riflettore sul Parlamento, che non è roba da poco in questi momenti. Dall'altro ti dico che rispetto alle elezioni noi abbiamo un'audizione in commissione della Camera martedì mattina alle 10, 10 e 20, o 10 e 20, non so quale 10 e 20. Vabbè, il treno arriva. Non so, 10 e 20. Guardate, io penso che si possa ancora correggere il decreto presentato dal governo con serenità, con spirito di collaborazione, quantomeno tenendo aperta anche un'altra possibilità, che è quella estiva. Dopodiché, ovviamente, vorrei ricordare l'ha che... L'ha spiegata bene a Salvini questa ipotesi. Sì, sì, ma infatti Salvini ha confermato questa ipotesi. Non far come i tuoi colleghi che leggono un'agenzia e fa finta di non vedere. No, io ne ho... esagerare nel dialogo con lei, ma Salvini modestamente ha detto che in campagna non si può votare perché non ha avuto tempo di pensare alle liste, l'abbiamo anche scritto questo. Poi due ore dopo, quando qualcuno gli ha fatto presente la clamorosa gaffe nei confronti del Veneto, è arrivata un'agenzia, un'ACI per la precisione, attribuita a fonti interne alla Lega, in cui dicevano no, il Veneto invece può votare. Vabbè, ma guardate, la nostra... abbiamo anche scritto, cioè sono sì, ovviamente posizioni. La nostra posizione è la posizione di Salvini, è chiara, che è la posizione della Lega. Quando in Parlamento si discuterà del provvedimento, la nostra posizione che verrà sostenuta è quella di avere la più ampia finestra possibile. Voglio ricordarvi che da fin dal primo giorno i governatori hanno chiesto che comunque ci sia questa finestra, poi autorizzata nella fase operativa da un parere del Ministero della Salute. Quindi non è che uno ha detto boh, si fanno a luglio, punto e basta. C'era scritto, per cui dire che è un atto di irresponsabilità, no, poi immaginate se si apre tutto il 18 di maggio, spiegare che 18 giugno, 18 luglio, dopo due mesi non si può andare a votare, la vedo dura da spiegare. E quindi martedì lei a Roma sempre per la questione? No, io sono qui in videoconferenza, quindi non vi liberate di me. No, ma questa audizione quindi diceva martedì? No, c'è l'audizione proprio alla Camera, certo, per il decreto, per le elezioni. E lei chi ha delegato? Io? Ah, beh, ho capito. Mi sono autodelegato. Come videoconferenze c'è il dono dell'ubiquità ora. Sì, bene, questo sì. Questo è un grande vantaggio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno. Grazie. Ecco, si è appena conclusa la puntuale quotidiana conferenza stampa. Abbiamo appena sentito il governatore del Veneto, Luca Zaia, dalla sede regionale della Protezione Civile. Allora, io approfitterei per rivedere assieme a voi i dati, gli aggiornamenti che sono stati divulgati dall'azienda Zero. Appunto sono arrivati alle 11 di oggi, questo 2 maggio, i valori che sono le variazioni che sono rispetto alle 5 di ieri, primo maggio. Allora vediamo subito questo più 105 casi positivi per un totale di 18.244 tamponi eseguiti. Casi attualmente positivi sono 7.451, le persone decedute in strutture ospedaliere ed extra ospedaliere 1.502, i negativizzati sono sempre in aumento, siamo arrivati, questa è una nota decisamente positiva, a 9.291, quindi persone che sono state negativizzate al Covid-19. Così come in calo, ed è questo, anche questo è un numero che fa ben sperare, il dato relativo ai soggetti in
in isolamento domiciliare e siamo arrivati a 7.165. Il dato, voglio ricordarlo, è relativo alle 20 di ieri del 1° maggio. Andiamo a vedere nello specifico il numero di pazienti ricoverati in area non critica. Qui, a differenza dei giorni scorsi, si registra un segno più 6, quindi 6 nuovi casi che sono ricoverati in area non critica, è vero, però c'è un aumento, si è registrato un aumento rispetto a ieri e siamo arrivati a quota 970, mentre fortunatamente questo segno meno che interessa le terapie intensive, meno 2 persone ricoverate in terapia intensiva e siamo arrivati a 108. Questo numero, questo 108, che sta calando di giorno in giorno, e anche questo questa è una notizia decisamente positiva. 9 i decessi da ieri sera a questa mattina, per un totale di 1170 dal 21 febbraio ad oggi, mentre le persone dimesse dall'ospedale sono state dal 21 febbraio ad oggi 2670. Di conseguenza, insomma, questi sono i numeri che abbiamo visto, che sono stati divulgati anche dallo stesso Presidente Zaia nella puntuale conferenza stampa. E intanto la testimonianza di una persona originaria di Padova, che proprio a causa dell'emergenza coronavirus è rimasto bloccato, sto parlando di 2 mesi di blocco, in Thailandia. In questo momento mi trovo letteralmente isolato in un'isola della Thailandia. Non ho possibilità di uscire da qui, in quanto l'aeroporto è stato chiuso già da circa un mese. Io sono qui da poco più di 2 mesi e ho deciso di restare qui fermo, perché viaggiare mi porterebbe ad espormi a rischi di contagio. Enrico, 32enne, modello padovano, ex valletto di Forum, sta vivendo la quarantena isolato in Thailandia. La famiglia vive qui in provincia di Padova, ma per Enrico tornare a casa è troppo rischioso e così ha deciso di rimanere nella piccola isola dell'arcipelago thailandese. Qui infatti ci sono stati solo 7 contagi e sono già tutti guariti. Qui abbiamo la fortuna di poter uscire da casa, e ovviamente sempre adottando le precauzioni, quindi mascherina, guanti e distanze di sicurezza. E sono fortunato, lo devo ammettere, sono in un paradiso, però ovviamente sempre lontano da casa, lontano dalla mamma Italia. Qui manca molto e spero di tornare presto. Approfitto per ringraziare il presidente Zaia per il lavoro che sta facendo e sono fiero dei Veneti e anche del resto d'Italia. Ho sentito, sì, una disavventura da una parte, perché non può tornare nel suo paese, però l'ha ammesso lui stesso, è molto fortunato per il luogo dove è rimasto bloccato in questi mesi di emergenza Covid-19. Intanto è proprio dal santuario di Monteberico che arriva un forte messaggio, soprattutto in questo periodo particolare, a coltivare le proprie abilità. Sentiamo. Adesso vi porto tutti con me, perché vi voglio presentare Fra Giovan Battista Pesci, che vive con noi e si diletta nel dipingere. Buongiorno, come stiamo? La natura ti ispira sempre, anche in questo momento di desolazione per le persone, perché non possono uscire, però la natura ti riempie di spirito. Qua è un dono del Signore che ci dà, contemplando la bellezza, i colori, le sfumature. E qui dalla terrazza di Monteberico mi godo questo grande spettacolo privilegiato, ecco, e sono qua in libertà e gusto veramente, ne approfitto di questa bellezza. È un invito anche a chi è a casa, chi magari è chiuso in una propria dimensione, di riuscire ad allargare gli orizzonti. Senz'altro, ci sono tante persone che hanno questa grande dote che il Signore gli ha dato, dell'arte, la musica, così possono approfittare per approfondire questo dono, che se no va perso, ecco, veramente, grazie. Bellissimo il messaggio di Fra Giovan Battista, perché dice che le ristrettezze non sono tutto, c'è qualcosa che deborda e traspare di vita e di luce, come questo giorno di
di sole e questo dipinto che sta preparando Fra Giovan Battista Pesci. E grazie a lui. Grazie a voi. Proprio davvero un gran messaggio, l'importante è coltivare le proprie abilità, magari tutte quelle passioni che nella vita quotidiana normale, definiamola così, per lavoro, per quant'altro non si era riusciti a soddisfare, a portare avanti, che sia la pittura, la lettura, la scrittura, quant'altro, insomma tutto quello che ci piace, ascoltare la musica, semplicemente approfittarne e prenderci uno spazio, visto che è più possibile in questo periodo, prenderci uno spazio per noi e coltivare le nostre passioni. Adesso invece andiamo a conoscere una donna che si può definire semplicemente eccezionale. Ha compiuto 97 anni ed è stata la prima hostess italiana a volare. La prima donna volante, nata il 29 aprile del 1923, Yvonne Girardello è la prima hostess d'Italia e ha festeggiato i suoi 97 anni in casa, ma senza paura del coronavirus. Così ha imparato a volare. Ho fatto questa picchiata che ho visto la terra venirmi incontro con una certa velocità, insomma. Dopo, quando che l'aereo ha ripreso il volo, si sente il sangue dalla testa che andava sui piedi. Insomma, ho superato questo esame e mi ha detto, puoi volare. Festeggia un'età importante. Il mio compleanno lo vivo come che fosse, non fossero passati 97 anni. Sinceramente, insomma, con un po' sì, le gambe sono un po' più pesanti. Ha assistito allo sviluppo dell'aviazione e ai cambiamenti intorno al mondo. Come si fa a citare una Venezia in queste condizioni di degrado che era? Io l'ho conosciuta da ragazza. Venezia era un gioiello. Tra i tanti progetti che ha ancora in serbo, ce n'è uno cui tiene in modo particolare. Ho combattuto col fronte per la difesa di Venezia, che sto, lo dico anche, sto scrivendo un libro che ho lì finito, che voglio pubblicare, ma ci vogliono questi. Comunque lo farò, perché bisogna ricordare la lotta che abbiamo fatto noi veneziani. Complimenti davvero a questa donna, davvero tanta grinta, tanta forza, 97 anni poi portati così, davvero un gioiello di signora e poi anche molto elegante. E io voglio ricordare gli appuntamenti quotidiani, alle 16 lo spazio dedicato ai più piccoli, poi dalle 16.30 in poi ricordiamo gli appuntamenti con il Pilates, Tai Chi, Zumba e ginnastica dolce e alle 18 come sempre l'appuntamento è con la messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova. Intanto io mi fermo qui e vi ringrazio per averci seguito. Un buon pomeriggio.